Tizia La Rocca, che oggi nella sede della San Film ha presentato il suo libro Il segreto del successo. Parlaci un po' di questo libro e della collaborazione con la San Film. Sì, terrò un corso qui a Taranto con la San Film Academy a febbraio, un corso pratico di comunicazione, organizzazione e produzione di eventi. Oggi ho presentato il mio libro Il segreto del successo, edito Sperling e Kufer, dove proprio parlo del come è importante l'evoluzione del lavoro all'interno del mondo della comunicazione e della produzione nel momento anche un po' 2.0 con l'avvento dei social, che hanno cambiato un po' tutto quello che è il mondo dell'organizzazione dei grandi eventi, e quindi cerco di dare un aiuto, uno spurone ai ragazzi a fare di più, a impegnarsi, a diventare numeri uno, a non fare il minimo, ma se hanno una vera passione coltivarla, e quindi cerco insomma di dare loro uno sprone anche un po' così di non stare sempre solo sui social e pensando che sono quelli che ti possono portare il tuo lavoro, la tua fortuna, ma che il lavoro pratico e la gavetta bisogna farlo. Hai parlato di tante esperienze, fra cui anche vari incidenti di percorso, magari vari scontri con personalità. No scontri, cioè sempre scontri diciamo, sì, positivi per ottenere il risultato, quindi bisogna lottare per le proprie idee, non è semplice affermarle, e quindi comunque c'è una personalità, ci sono più personalità che si incontrano, però deve essere sempre tutto all'insegna del ottenere il meglio e andare all'obiettivo. Quindi tutti gli incontri, gli scontri servono per un'unica cosa, andare all'obiettivo prefisso. E quanto conta anche il compromesso, diciamo, con tutte le parti coinvolte negli eventi? Ma no, dipende, devi sempre, non è un compromesso. Io penso che quando organizzi un grande evento è una collaborazione, è un trovare le soluzioni, è un trovare un balance, non è un compromesso, è diverso. Perché comunque tu devi portare a casa poi l'iniziativa. Quindi sicuramente è una serie di cose che sono in qualche modo invece che portano il risultato poi all'evento, quindi è mettere d'accordo tutti, questo alla fine. E quali sono i prossimi eventi che state organizzando? Abbiamo un festival a Los Angeles a fine gennaio, Filming Italy Los Angeles. Grazie a tutti, ciao. Ciao.